Caldo estremo e siccità. Quest'anno in Italia la produzione di olio di oliva, uno degli ingredienti fondamentali della dieta mediterranea, subirà pesanti conseguenze dalla scarsità d'acqua. La Puglia è responsabile di circa il 50% della produzione nazionale di olio di oliva, ma qui la siccità si è fatta sentire duramente. Pietro Leone dirige un'azienda agricola nella provincia di Foggia con circa 100 ettari coltivati a olivo. Quest'anno le scarse precipitazioni hanno impattato gravemente sulla produzione di olive e la raccolta del prossimo novembre si preannuncia più scarsa dell'anno precedente. Quest'anno come produzione è scarsa, è molto molto meno di quella dell'anno scorso, perché abbiamo avuto lo stress idrico che ce lo stiamo portando avanti da un paio di anni e poi abbiamo avuto due giornate maledette eh, durante la fioritura che parecchie varietà non hanno legato. Quest'anno abbiamo dal 50 all'80% in meno della produzione. La diga di Capaccio è la più vicina alla città di Foggia e fornisce acqua a tutta la provincia per l'industria, l'irrigazione e per uso potabile. È alimentata da un torrente che trasporta l'acqua piovana nell'invaso. Oggi questa diga è praticamente vuota e contiene appena 2 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua contro gli abituali 17 milioni di metri cubi. Quel poco che c'è viene dall'inverno scorso, quest'anno la diga non si è riempita. Gli altri tre invasi della provincia di Foggia si sono riempiti al 50%. Abbiamo avuto, anziché 300 milioni di metri cubi disponibili nei quattro invasi, la metà, 150 milioni di metri cubi appena. Per cui abbiamo fatto mezza stagione in rigua nel comprensorio irriguo e poi ci siamo dovuti fermare per conservare nove mesi di autonomia del potabile. Numeri e percentuali sono preoccupanti, ma diventano scioccanti quando si traducono in immagini. Prati verdi e animali hanno rimpiazzato l'acqua. Qui possiamo vedere in concreto cosa significa il termine siccità. I bassi livelli di acqua di questo invaso artificiale possono essere un vantaggio per le mucche al pascolo, ma sono molto pericolosi per gli ulivi. Sebbene queste piante abbiano bisogno di meno acqua di altre coltivazioni, temperature superiori a 40 gradi per 50 giorni di seguito mettono a forte rischio la produzione di olive e quindi del pregiato olio di oliva. Luca Palamara per Aeronews, Foggia.